Quello che invece mi piace fare con il mio lavoro è proprio quello di partire dalle nostre caratteristiche e di valorizzarle per quello che sono, non per quello che qualcun altro ci dice che debbano essere. Siamo con Rossella Migliaccio, consulente d'immagine molto attenta al concetto di body positivity e di bellezza, ma di bellezza della varietà dei corpi. Ciao Rossella. Grazie intanto per questa intervista, grazie agli amici di Fanpage. Cominciamo dai tuoi libri, perché tu sei passata dai colori alle forme. Come mai questo nuovo focus? Beh, tieni conto che io lavoro come consulente d'immagine da più di 10 anni, occupandomi sia di consulenza che di formazione sull'immagine a 360 gradi, quindi sia sui colori che sulle forme, sullo stile e il guardaroba. L'argomento che ha conquistato il pubblico è stato quello dei colori e la body shape, appunto, come traduciamo direttamente dall'inglese, è la forma del corpo. Questo vuol dire che ognuno di noi, per una questione di struttura, quindi anche muscolo-scheletrica, ha una determinata, appunto, forma che prescinde dalla taglia o dal peso che noi abbiamo. Storicamente, quando si parlava appunto di consulenza d'immagine o in generale anche nella moda, l'approccio era storicamente quello di correggere i cosiddetti difetti, oppure camuffare, oppure nascondere, oppure fare in modo che il nostro corpo somigliasse a qualcos'altro, solitamente a un ideale estetico in voga in quel momento. Quello che invece mi piace fare con il mio lavoro è proprio quello di partire dalle nostre caratteristiche e di valorizzarle per quello che sono, non per quello che qualcun altro ci dice che debbano essere. Per esempio, il sedere pronunciato, che è un'altra cosa che è vissuta a volte con un po' di, così, un po' di preoccupazione nell'approccio allo specchio. Come si può affrontare per valorizzarlo al meglio? Mettere una gonna di una determinata forma, dei pantaloni? Per esempio, sono più valorizzanti i pantaloni a palazzo, oppure quelli bootcut, oppure per esempio sì, si passa anche molto ai dettagli, tipo la grandezza delle tasche, che quindi saranno tasche un po' più grandi, seguendo le proporzioni in scala. Seni più abbondanti, seni piccoli, quali capi stanno bene a una e quali all'altra? Intanto, appunto, quando vogliamo regalare volume al décolleté, solitamente lavoriamo con tessuti più rigidi e più strutturati, quindi non so, appunto, per esempio con delle sovrapposizioni. Ora nel periodo invernale potrebbe essere il maglioncino, per esempio, con le trecce al posto di quello più liscio, magari con sotto la camicia, oppure con altri volumi e dettagli che possono essere delle taschine oppure delle rouge, insomma, tutto ciò che in qualche modo può creare volume su quella parte. Viceversa, quando invece appunto si vuole verticalizzare la parte del busto e ridurre otticamente anche i volumi del seno della parte superiore, si giocherà su colori più scuri mediamente e su tessuti più sottili e più leggeri. Oppure, per esempio, funzionano molto bene gli incroci, no? Chi ha un bel seno florido lo sa, sia gli abiti a portafoglio oppure appunto i cardigan incrociati, di solito sono molto valorizzanti per chi ha, insomma, appunto il seno più florido. Anche delle fantasie, ecco, che influiscono sulla resa finale, per così dire, Sì, l'abbigliamento. le fantasie sono un altro grande capitolo che appunto tengono in considerazione il livello di contrasto, la grandezza del disegno, che quindi sarà in scala rispetto ai volumi sui quali poi va a appoggiarsi, e poi c'è anche il tema della densità o meno delle fantasie, quindi ci sono appunto disegni più ampi, inteso più distanziati all'interno del pattern, oppure quelli più densi, più ravvicinati, no? Una fantasia floreale, per esempio. Tanto il livello di contrasto, la grandezza dei fiori, quanto sono distanziati tra di loro, più sono distanti e più allargano ovviamente i volumi, mentre i fiori più densi, più attaccati tra di loro, come per esempio il micro floreale, eccetera, invece tendono a
come dire, passare più velocemente l'occhio sui dettagli, a non farlo soffermare su determinati dettagli. Se non ho esattamente un vitino da Vespa, come posso ricreare questa illusione ottica? Solitamente si può giocare per esempio sul color block, quindi utilizzando dei colori un po' più scuri sotto per il top e i pantaloni e giocare a contrasto con una giacca oppure un cardigan sopra, quindi ecco di solito si fa così, oppure con delle riprese laterali, con dei drappeggi anche laterali che creano anche lì delle illusioni ottiche con un effetto shaping, diciamo così. Grazie allora, grazie a Rossella per la tua disponibilità. Grazie agli amici di FanPage e a presto, grazie davvero.